Buongiorno, buongiorno Presidente Rotelli e buongiorno a tutti gli onorevoli componenti della Commissione, grazie prima di tutto dell'opportunità. Ma molto, molto diciamo concretamente, noi ci teniamo a sottolineare, voi sapete, rappresentiamo il settore dell'intermediazione immobiliare, quindi le realtà legate al mondo delle agenzie immobiliari, quindi tocchiamo con mano quelle che sono le necessità e le esigenze da parte della collettività, quindi dei cittadini, anche e soprattutto in relazione all'utilità dei bonus fiscali casa e del super bonus. E possiamo confermarvi che gli incentivi fiscali edilizi e in particolare il super bonus certamente senza ombra di dubbio, diciamo, in questi anni hanno contribuito fin dalla loro introduzione in maniera decisiva, diciamo, alla dinamicità del mercato immobiliare. Vi do due dati giusto per rendervi conto che nel 2021, nel 2022, che sono i 2 anni dove concretamente il super bonus è entrato in campo, perché è vero che il decreto rilancio l'ha fatto entrare in vigore a luglio del 2020, ma fattivamente, operativamente, ha iniziato ad agire nel 2021. Quindi in questi 2 anni, 2021 e 2022, l'Agenzia delle Entrate ci conferma che sono stati registrati rispettivamente nel 2021 748.000 compravendite residenziali e nel 2022 785.000 compravendite residenziali, ovvero il doppio del numero delle compravendite di 10 anni fa e sono livelli che sono, non si registravano da oltre 15 anni. Quindi capiamo bene la portata, ecco, in particolare del super bonus che abbiamo, credo, tutti riconosciuto essere stata una misura con e al netto delle numerose criticità e anche degli innumerevoli correttivi che sono avvenuti in questi 2 anni, però ha sicuramente dato una grande spinta al mercato e in particolar modo la leva che in assoluto è stata strategica, è sicuramente stata la cessione del credito, quindi la possibilità di poter cedere il credito e dello sconto diretto in fattura, che sappiamo è stato fortemente ridimensionato con il DL11-2023, appena convertito in legge, per, credo, opportune e necessarie esigenze di cassa per l'erario, ma che desta qualche preoccupazione dal nostro punto di vista per gli effetti che potrà avere sul mercato immobiliare, in particolare dell'usato, perché teniamo conto che circa l'80% del totale delle transazioni immobiliari avvengono appunto in ambito di immobili usati, che sono quelli che hanno appunto la necessità poi di essere appunto efficientati a livello energetico. E quindi capiamo bene che dinanzi alla prospettiva da parte del cittadino di evitare esborsi di risorse nell'andarsi a ristrutturare un immobile, è chiaro che questo lo incentiva, lo stimola a comprarsi la casa e a riqualificarla a livello energetico e spesso anche a consolidarla a livello sismico. Questo lo sottolineo perché un elemento che ci crea grande preoccupazione è anche l'attuale impostazione della direttiva energetica europea, che è citata tra l'altro nella vostra proposta di programma alla base di questa indagine, che appunto prevede degli obblighi diciamo stringenti, in tempi assolutamente non perseguibili appunto in relazione alla gran parte del patrimonio immobiliare nazionale. Ma venendo alle proposte che la nostra federazione mette alla vostra attenzione, ovviamente cercando di coniugare, come ci è stato richiesto, da una parte le esigenze di equilibrio dei conti pubblici, dall'altra le finalità, gli obiettivi di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale. Noi riteniamo che in relazione al super bonus, dal 2024, quindi dal prossimo anno, debba essere esteso per 5 anni con un'aliquota fissa al 70%. Con la previsione, quindi con il mantenimento e la previsione della cessione del credito e dello sconto in fattura solo ed esclusivamente per quelle spese relative a interventi che garantiscono un reale ed effettivo risparmio energetico, cioè associare l'incentivo fiscale con lo sconto in fattura al kilowattora effettivamente risparmiato, quindi a un reale risparmio energetico che possa essere misurato. Faccio due esempi molto concreti, per esempio i lavori legati al cappotto termico, che sono quelli più costosi. La stessa Enea ha dichiarato che, meglio, ha certificato che un quarto degli investimenti negli ultimi 5 anni, o meglio il 26%, sono stati orientati proprio a questo tipo di lavori, quindi per l'involucro, per la protezione della casa, che sono anche quelli che hanno i migliori effetti in relazione all'impatto ambientale, quindi riducono gli effetti negativi delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, proteggono appunto l'immobile e grazie appunto alla previsione dello strumento dello sconto in fattura. Così come per esempio la sostituzione della caldaia. È chiaro che se andiamo a sostituire una caldaia di 15-20 anni fa è un conto, ma se andiamo a sostituire un impianto di una caldaia a gasolio degli anni 50
È chiaro che la spesa è un'altra, ma soprattutto le conseguenze positive per il minore impatto ambientale, appunto, è di tutt'altra, di tutt'altro aspetti. Quindi crediamo che questa sia una prima proposta percorribile. Una seconda proposta sul superbonus è l'estensione, sempre dal 2024, di questo strumento, di questa misura, all'intero patrimonio immobiliare, quindi non solo una parte del residenziale, ma l'intero residenziale e anche il non residenziale, perché se l'obiettivo è quello di efficientare energeticamente l'intero parco immobiliare nazionale, credo che questa estensione sia dovuta. Per quanto riguarda invece gli altri incentivi fiscali edilizi, sempre nell'ottica di bilanciare le esigenze di controllo con quelle di una semplificazione reale, quindi un'accessibilità migliore a questi bonus e nell'ottica anche di consentire a imprese e cittadini di poter operare in un quadro normativo più coerente e soprattutto più stabile nel tempo, noi abbiamo tre proposte. La prima è quella di attuare un riordino e un'armonizzazione delle aliquote. Oggi sono 11, sono troppe, secondo noi vanno riordinate in tre aliquote. 70% per gli interventi di ecobonus, 80% per gli interventi di sisma bonus e 50% per gli altri incentivi fiscali edilizi. E riteniamo inoltre che sempre dal 2024 debbano essere estesi a 5 anni per dare un minimo di programmazione, quindi di una visione a medio-lungo termine. E la terza proposta è una detraibilità delle spese in 5 anni per quelle spese fino a 10.000 euro. Mentre il recupero fiscale mantenerlo a 10 anni per le spese oltre 10.000 euro per andare incontro a chi ha scarsa capienza fiscale. In relazione invece all'edilizia residenziale pubblica, cioè alla necessità, come evidenziato nella vostra proposta di programma, di efficientare anche diciamo, il patrimonio immobiliare pubblico, noi riteniamo che non sia più rinviabile una strategia nazionale delle città. Cioè serve una visione d'insieme del settore della casa. Questa strategia debba mettere in campo delle linee guida che siano di riferimento per tutti i comuni, per tutte le amministrazioni comunali, affinché le stesse possano, anzi debbano attuare da una parte un piano strutturato di edilizia pubblica sociale convenzionata, anche attraverso le risorse del PNRR, andando a riqualificare quegli immobili dismessi e disabitati o quelle aree degradate e mettendo così a disposizione le abitazioni per chi diciamo, ha meno possibilità economiche a canoni calmierati o a prezzi convenzionati. Dall'altra parte, queste amministrazioni comunali devono avere la possibilità di inserire nei piani strutturali comunali dei criteri incentivanti per l'iniziativa privata, sia di natura tecnica, per esempio meccanismi tecnico-urbanistici che consentono nella demolizione e ricostruzione di un edificio. Quando si va a ricostruire, concedere un aumento di cubatura, ovviamente nel rispetto del decoro del contesto urbano, così come concedere incentivi di natura fiscale proprio confermando questi bonus fiscali con i correttivi che ho appena citato che consentono una transizione digitale ed ecologica del parco immobiliare. Chiudo con un riferimento alla direttiva energetica europea che è stata citata nella vostra proposta di programma. Noi siamo preoccupati, lo accennavo prima, dell'attuale impostazione della direttiva, nonostante siamo arrivati alle fasi finali, al trilogo finale, e riteniamo che abbiamo presentato un documento al ministro Pichetto Fratin e lo stesso documento presentato alla relatrice, l'unica relatrice italiana, relatrice ombra del provvedimento, l'onorevole Tovaglieri, nella quale abbiamo posto tre appunto correttivi. Il primo è quello proprio di spingere ed insistere su incentivi fiscali strutturali, quindi che ogni Stato possa includere questi incentivi fiscali strutturali fino al raggiungimento di standard minimi energetici, coperti finanziariamente da un fondo energetico europeo, prevedere delle forme di finanziamento agevolato, modello per esempio garanzia dello Stato, modello Consap, o mutui green, cioè tassi veramente contenuti, e il secondo correttivo prevedere un sistema di esenzione di deroghe più ampio, perché le specificità del patrimonio immobiliare italiano sono differenti, come abbiamo più volte detto, rispetto a quello tedesco piuttosto che svedese, e in ultimo consentire una gradualità percorribile attraverso un allentamento dei limiti temporali che ad oggi appunto sono irraggiungibili. Chiudo veramente dicendo che avrete notato che queste proposte che abbiamo riunito, riassunte in un documento che vi abbiamo inviato pochi minuti fa, sono tutte orientate ad accompagnare, a supportare il cittadino in questo virtuoso percorso di transizione ecologica e di sostenibilità ambientale in ambito immobiliare, incentivandolo appunto attraverso i bonus fiscali casa, rendendo più semplice, più chiaro e più facilitato l'accesso ai bonus fiscali casa e al superbonus, e tenendo soprattutto conto di mettere in atto quella necessità di stabilità di programmazione che avete citato nel vostro programma di base e che credo sia opportuno e necessario tenere conto che se noi
andiamo a efficientare e a facilitare appunto questo accesso appunto per i cittadini nell'usufruire dei bonus ed efficientare energeticamente le proprie case, andiamo a valorizzare queste case, perché a parità di ubicazione, di tipologia, ovviamente gli immobili aumentano di valore. Questo vuol dire andare a valorizzare il patrimonio immobiliare nazionale con conseguenze molto positive in relazione alla tutela dei risparmi delle famiglie italiane che sono canalizzate per il 60% in immobili, ma vuol dire anche tutelare il sistema creditizio italiano, ma significa soprattutto tutelare il sistema paese, perché non dimentichiamoci che vorrebbe dire andare a rafforzare quella che è la più potente e strategica garanzia del nostro debito pubblico, purtroppo oggi a 2.762 miliardi, che appunto è il valore della proprietà immobiliare diffusa. Grazie e rimango a disposizione per qualunque quesito o domanda.